e parleremo oggi del libro di Tito. Amen. Possiamo aprire la nostra Bibbia nel libro di Tito, nel capitolo 2, al verso numero 7. Ditemi amen quando abbiamo questa scrittura. Amen. E prego che possiamo nel nome di Gesù, amen, essere sensibili nello spirito. Amen. E aiutatemi in questa mattina a predicare. Amen. È importante se la parola, amen, ti tocca, aiuta al predicatore a predicare. Amen. Libro di Tito, capitolo 2, il verso 7. Amen. Quanti si ricordano, amen, o hanno memoria di qual è stato il messaggio che il Signore ci ha dato all'inizio di questo anno? Amen. Io ricordo ancora molto chiaro questo messaggio. Amen. Qualcuno lo ricorda? Amen. Il Signore, non il titolo della predicazione, il messaggio che il Signore ha portato alla sua Chiesa. Amen. Il Signore portò questo messaggio che sarebbe stato un anno senza suppliche, amen. Che non avrebbe supplicato, amen, per fare delle cose. E guardate come è curioso come stiamo andando verso la fine di questo anno e anche questo messaggio ha un collegamento con l'inizio di questo anno. E credo che il Signore semplicemente esortando ad avere un'attenzione molto seria, molto importante, amen, alla sua parola, Alleluia. al suo lavoro e al tuo chiamato, amen. Libro di Tito, capitolo 2, verso 7, dice la scrittura nel nome di Gesù, amen. Presentando in ogni cosa te stesso, dille al tuo vicino, te stesso ti devi presentare. Devi presentare te stesso. Ti devi presentare te stesso. Amen. Il Signore sta parlando e parlerà questa mattina individualmente. Parlerà a Vitto, parlerà alla sorella Lucia, al fratello Julian e a tutti quelli presenti in questo momento e quelli che stanno ascoltando e ascolteranno. Individualmente, presentando in ogni cosa te stesso come esempio. Esempio di che cosa? La scrittura dice di buone opere, mostrando nella dottrina integrità, dignità e incorruttibilità. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, per la Alleluia. preziosa parola che tu hai portato per questa mattina alle nostre vite. Signore, grazie come l'hai portata la mia vita, grazie come hai ministrato la mia vita. Ora io ti prego nel nome di Gesù Cristo, amen. Allontana in questo momento ogni cosa che possa essere di confusione, ogni cosa che possa essere di distrazione dalla vita di ogni persona presente in questa mattina, di coloro che stanno ascoltando dal vivo e di coloro che ascolteranno questo messaggio affinché possano ricevere parola e tu possa ministrarli come tu hai ministrato, Signore. E affinché questa porzione di scrittura, ciò che parleremo, Signore, possa portare frutto. Usati di me, Signore, come un vaso d'onore. D'onore, Signore. Togli da me ogni sapienza umana. Aiutami solo a parlare ciò che tu hai messo nel mio cuore. Nel nome di Gesù. Amen. Possiamo dare un applauso ringraziando il Signore per la sua parola. Amen. La parola del Signore è viva, è verace, è una parola che cambia le vite. Amen. Potete prendere il vostro posto, vi chiedo di avere molta pazienza, sarà un po' intenso, leggeremo praticamente tutto il libro di Tito per arrivare a una grande conclusione per la tua vita. Vuoi oggi cambiare, vuoi che oggi cambi qualcosa la tua vita? Vuoi, amen, capire il perché di alcune cose nella tua vita? Oggi il Signore te lo insegnerà. Amen. Presentandoti in ogni cosa, dice la Scrittura, e parla a te in questo momento, come un esempio di buone opere, mostrando nell'insegnamento, amen, integrità, dignità, incorruttibilità. Amen. Una parola per te e una parola per tutta la Chiesa. Amen. Chi sta parlando in questa carta? Sta parlando l'Apostolo Paolo, amen,
sta parlando a Tito. Amen. E abbiamo menzionato un qualcosa di questa scrittura, di questo bellissimo e prezioso libro di Tito, un pochettino ai giovani, potete ascoltarlo per non prendere il tempo, ma ciò che l'apostolo Paolo sta facendo nei confronti di Tito in questo caso, amen, gli sta dando un consiglio e lo sta esortando e sta enfatizzando sulle buone opere. Amen, fratelli? Fratelli, l'apostolo Paolo, come già possiamo leggere nel capitolo 1, versetto 1, già è un servo di Dio. Amen. E non solo è un servo di Dio, la scrittura menziona che è un apostolo, ma in questo contesto l'apostolo Paolo è anche un maestro che sta insegnando a Tito un qualcosa. Amen. E sta insegnando a Tito come figlio spirituale, amen, dandogli consigli affinché lui possa svolgere bene il suo chiamato. Allora, qual è la parola? Perché la parola è importante oggi per te in questo momento, questa scrittura che noi parleremo? Perché il Signore ti insegnerà come svolgere al meglio il tuo ministero, il tuo chiamato. Amen. Dicevo ai giovani che vedevo a Tito come un giovane prima di tutto scelto da Dio, amen, un futuro pastore, amen, con un incarico. E ognuno di voi qui presente ha un chiamato, ha un ministero. Forse il fratello Julia può essere un pastore, ognuno di voi ha un chiamato, o forse una sorella può essere una moglie di un pastore. Immaginate questo. Ma è importante, affinché ognuno di noi sviluppi il suo chiamato, sapere cosa fare per svilupparlo al meglio. Come leggeremo nella scrittura, Tito è stato inviato. Tito non aveva ancora nessun titolo in questo momento. Non si legge né che era un pastore, né che era un ministro, non si legge nulla di lui secondo un titolo. Sappiamo che è un figlio spirituale, un discepolo di Paolo. Amen. Ma guardate che già nel suo tempo, in questo tempo, già vediamo che a lui le viene dato un incarico importante. Viene inviato nell'isola di Creta. Non era pastore, non era ministro, non aveva titoli. E già è stato inviato, amen, all'isola di Creta. Amen. Possiamo capire per la scrittura che Tito era in una fase di preparazione. Amen. Vuol dire che tutti quanti qui presenti scusate, potete lavorare per il Signore. È solo importante la preparazione di come lavorare nel Signore. Amen. Allora, è curioso, amen, che le istruzioni che le sta dando a Tito, amen, è che lui è inviato a Creta per portare, ascoltate bene, ordine e per correggere ed affermare la sana dottrina. Vuol dire che nell'isola di Creta c'era un problema di disordine. Vuol dire che nell'isola di Creta c'erano problemi con la sana dottrina. Fratelli, nel tempo che viviamo oggi, nel 2018, ci sono problemi nella Chiesa di Cristo di disordini e ci sono problemi di sana dottrina. Non è cambiato nulla. Amen. Quindi il Signore ha bisogno di uomini predisposti per portare ordine, correggere ed affermare la sana dottrina. Amen. Dice la scrittura 4, dalla scrittura del capitolo 1 dal verso 1 al verso 4, ci dà una panoramica, amen, del chiamato dell'apostolo Paolo. L'apostolo Paolo dice: servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio, la conoscenza della verità che è secondo pietà. L'apostolo Paolo sta menzionando qual è il suo chiamato.
E solo velocemente vi faccio presente quello di cui abbiamo parlato con i giovani. Guardate che l'apostolo Paolo prima dice servo di Dio. Non ha esaltato prima il suo ministero come apostolo. Dice servo di Dio. E sapete perché l'apostolo Paolo sta menzionando prima questa parola servo di Dio? Perché la parola servo di Dio in questo contesto è una parola che in greco si dice doulos, che significa il servo più umile e più basso, e che significa schiavo di propria scelta, di propria volontà. Perché dico questo? Solo per fare questa parentesi, per capire cosa parleremo dopo. Perché l'apostolo Paolo, amen, sta enfatizzando un'usanza dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento, se tu eri schiavo al servizio di qualcuno, dopo 6 anni tu eri automaticamente libero. Ma molte persone sceglievano di propria volontà di rimanere schiavi e continuare a servire. Allora l'apostolo Paolo sta insegnando, enfatizzando che lui era un servo di Dio, vuol dire il servo più umile, ma era schiavo di propria volontà di Cristo. Quindi già vediamo un buon inizio per essere un buon uomo, una buona donna usata dal Signore. Umili e scegliere volontariamente di essere schiavi di Cristo. Questo era solo l'introduzione dei saluti di Paolo. Amen. Enfatizzando a Tito l'umiltà. Amen. Non cercare un titolo, ma sii umile davanti a Dio e renditi schiavo di Cristo. Amen. Allora, una volta che Paolo ha spiegato il suo chiamato, voi potete leggere il verso 2, il verso 3, che sono bellissimi, e il verso 4 dice a chi è indirizzata la lettera, dice a Tito, mio vero figlio nella comune fede, grazie e misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo nostro Salvatore. Allora dal versetto 5 in avanti incomincia, amen, questa bellissima carta a Tito, di cui parleremo oggi leggendo verso dopo verso, è affinché il Signore possa ministrare la tua vita. Preservati, amen, abbiamo detto presentati, o meglio possiamo dire preservati come un esempio di buone opere. Il Signore vuole insegnarti questa mattina ad essere un esempio di buone opere. Amen. Sei pronto per ricevere nel nome di Gesù. Amen. Dice, incominciamo dal verso 5 in avanti. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta affinché tu metta ordine, amen, alle cose che restano da fare e costituisca anziani in ogni città come ti ho ordinato. Già sicuramente c'è una chiesa a Creta. Allora l'apostolo Paolo le chiede a Tito di portare ordine e di terminare il lavoro di fare, completare, amen, un lavoro. Fratelli, noi siamo chiamati anche a portare ordine dove noi siamo. Forse il Signore ti ha scelto per portare ordine nella tua famiglia. Forse il Signore ti ha scelto per portare ordine nella chiesa. Il Signore ti può dare un peso, un appoggio al pastore per aiutarlo a portare ordine e terminare un lavoro che già si è cominciato. Non importa da quanti anni sei in una chiesa, o non importa se l'ultimo che arriva farà più del primo. L'importante è che abbiamo chiara una cosa: abbiamo un chiamato e tutti quanti dobbiamo lavorare per questo chiamato. Dice di mettere ordine, portare a compimento, e poi dice la scrittura, costituire degli anziani. Vuol dire che ognuno di noi deve produrre un discepolo. Amen. Produrre discepoli perché? Perché la chiesa deve crescere. Faccio un esempio, possiamo arrivare a Pavia? Allora, in questa città Dio userà una persona per aprire la sua casa. Con questa persona bisogna lavorare affinché questa persona arrivi ai piedi di Cristo e questa persona possa cominciare a invitare persone alla sua casa.
Ora, quando questo incomincia, questo movimento, questa macchina comincia, cosa succede? Che arriveremo a un punto che a Pavia ci sono 10, 15, 20 persone, è tempo di lasciare un qualcuno lì e andare avanti. Si può arrivare a Bergamo. Bene, a Bergamo già abbiamo una famiglia per fede. Il Signore già ce l'ha data per fede. È solo lavorare con questa famiglia affinché basta una persona, una sola persona, che capisca che Dio ha un piano per la sua vita, che questa persona si lasci usare da Dio, fratelli, il resto lo fa il Signore. Allora cosa succede? Bergamo, un altro punto di predicazione, il gruppo diventa 10, c'è bisogno di una persona lì. Amen. Cesano Boscone, Muggiò, dovunque noi siamo, ogni casa che noi abbiamo è un punto dove poter cominciare un'opera del Signore. Amen. Quindi già vediamo che non è avere un luogo dove tutti devono venire. Gloria a Dio, possiamo avere un luogo dove la domenica tutti ci riuniamo. Ma immaginate che meraviglioso il sabato a Pavia, il mercoledì a Bergamo e giovedì, non lo so, voi pensate, mi viene in mente Cremona perché c'è una persona a Cremona con cui siamo in contatto, eccetera, eccetera. Poi la domenica, una volta al mese, possiamo incontrarci tutti quanti insieme. Amen. Alleluia. Allora dice: e costituisca di anziani in ogni città. Già le sta parlando. Non è che tu arrivi a Creta e ti fermi ad Atene o dovunque sia. In ogni città le sta dicendo: questo è un ministero che si deve espandere. E il ministero che tu hai si deve espandere. Amen. La sorella Abigail, la sorella Patti, fratello, ognuno di voi è nato nella chiesa in Salvador. Avete imparato cose nel Salvador. Se sono cose conforme alla dottrina, eccetera, eccetera, gloria a Dio, come le posso mettere in pratica dove io sono adesso? Più quello che sto ricevendo. Dice il verso 6: se uno è irreprensibile, marito di una sola moglie, e a figli fedeli, che non sono accusati di dissolutezza e insubordinati. Sta dando una caratteristica, delle caratteristiche di chi possono essere questi anziani. Non tutti i fratelli possono avere un incarico nella Chiesa. E il problema che si sta vivendo in questi ultimi tempi di persone che arrivano in Chiesa con un chiamato, solo che non hanno tempo di essere preparati. Amen. Ma subito cercano un titolo. Questo non funziona, queste persone non resisteranno e andranno via da sole dalla Chiesa. Amen. Dice il verso 7: il vescovo infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma ospitale. Amen. Amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé. Amen. Che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Abbiamo problemi tra di noi, abbiamo mormorazioni tra di noi, abbiamo discussioni, abbiamo idee contrastanti. Predica la sana dottrina. È l'unico modo che il Signore ci ha dato per convincere a quelli che in questo momento non stanno rispettando la sana dottrina. Allora attenzione a cosa dice il verso 10. Lo leggeremo in due versioni perché questo è importante. Da questo momento arriva una parte importante della scrittura per noi. Dice: vi sono infatti specialmente quelli della circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori, ai quali, dice la scrittura, bisogna turare la bocca. Guardate che la parola turare in italiano è pesante. È come prendere un tappo e metterlo nel buco del lavandino e schiacciarlo per non far passare più acqua. Vi è mai capitato di non avere il tappo giusto? Che tu metti e l'acqua se ne va sempre via. Allora tu cosa fai? Le devi tappare con forza
affinché esca, non esca l'acqua. E la parola usa questa parola, dice alleluia, bisogna turare la bocca. Fratelli, a quelle persone che sono contro la sana dottrina, a quelle persone che sono contro la parola di Dio, contro la Chiesa di Cristo, contro l'autorità, turare la bocca. Non aver paura di dirle basta, non ti voglio più sentire, ti riprendo nel nome di Gesù Cristo, e che ogni parola e maldicenza che tu la stai dicendo vada fuori da te, o che ti ritorni contro per il tuo male. Perché è brutto sentire offendere la parola di Dio, è brutto sentire offendere la sana dottrina. Il problema è che stiamo vivendo tempi dove molti ministri e pastori hanno paura di predicare la sana dottrina, perché hanno paura che le chiese si svuotino. Fratelli, lascia che la chiesa si svuoti di ipocriti, di persone che sono veramente, come posso dire, maldicenti, che possono causare danno, ma lascia che il Signore la riempi con persone che vogliono vivere la sana dottrina. Allora, è vero, la scrittura dice lascia la zizzania, perché la zizzania è utile quando... Però se c'è una persona o ci sono persone che non devono stare, turale la bocca. Se ci sono quelle persone invece che sono lì e lì, che ascoltano e non ascoltano, che il Signore abbia misericordia di loro. Ma se ci sono persone che continuano ad andare contro la parola di Dio, dice la scrittura, comanda, turale la bocca. Guardate come dice in questa versione. Vi sono molti ribelli, imbroglioni. Sapete cosa significa imbroglioni? Amen. E guardate che bella questa parola, chiacchieroni. Sapete cosa vuol dire chiacchierone? Una persona che parla tanto, 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 ma alla fine non sta concludendo niente. Fratelli, sta parlando nella chiesa. Le sta dicendo a Timoteo, a Tito, scusate, a queste persone falle stare zitto. Amen. A queste persone non darle neanche il tempo di parlare. Ora ascoltate più avanti cosa di quelle istituzioni. Siamo solo all'inizio, fratelli, abbiate veramente calma. Bisogna farli tacere perché per amore di guadagno disonesto. Che cosa vuol dire? Per un guadagno proprio. Per i propri affari, perché abbiano luce su di loro, eccetera, eccetera. Portano, wow, questo è stato quello che mi ha colpito. Disordine in famiglie intere. Insegnando quel che non si deve. E ve lo dico davanti al nome di Gesù. Uno dei problemi che abbiamo avuto in questi anni è proprio questo. Famiglie intere che sono andate via per persone che amavano un guadagno disonesto. Ve lo dico con tutto timore davanti a Dio, perché questo è quello che Dio mi ha mostrato in queste notti. Amen. Amen. Dice il verso 12, tornando nella Nuova Diodati, uno di loro, proprio un loro profeta, ha detto: i cretesi sono sempre bugiardi, male vesti, venti pigri. Questa testimonianza è vera. Per questo motivo riprendili severamente affinché siano sani nella fede. Fratelli, ci possono essere cose che una persona lì dice che sono vere. Ma perché esaltare le cose brutte e peggiori anziché esaltare le cose buone? Amen? Amen. Dice senza attenersi, verso 14, a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che rifiutano la verità. Certamente tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevoli, disubbidienti, incapaci di ogni opera buona. Persone che parlano tanto anche del Signore, fratelli, persone che dicono cose buone, ma alla fine, al succo del discorso, le loro opere dimostrano completamente il contrario. Amen. Il Signore le sta dicendo, non sta dicendo cacciali via, le sta dicendo turale
la bocca. Sapete perché? Perché è meglio ascoltare che parlare. E una persona che parla troppo non sta ascoltando niente. Una persona che commenta e giudica troppo negativamente non ha ascoltato niente, ma ha uno spirito solo di cercare le cose più brutte per criticare il lavoro di una chiesa. Amen. Allora finisce il culto. Ho mai visto la sorella come era vestita oggi? Guarda la sorella Rosina, che le è successo oggi? Perché che ti interessa com'era la sorella Rosio oggi? Prega per la sorella Rosio. Allora, se stai ascoltando un commento di quello, tappale la bocca. Abbi autorità a dirle: smettila di parlare male della sorella Rosio. Perché non preghi per lei? Alleluia. Questo è turare la bocca. Amen. In questa versione dice: questa affermazione è vera, riprendili perciò severamente perché abbiano una fede sana. Vuol dire che lo stai facendo per il loro bene, fratelli. Forse siamo stati troppo misericordiosi e buoni con tante persone per aver paura di perderli. Ma essere generosi, assecondare, eccetera, eccetera, non porta a nessun frutto. Ma tutto ciò che porta è mancanza di rispetto nella tua vita. Quando tu le parlerai con autorità, non vedranno mai l'autorità. Amen. Tutto è puro perché è puro, al contrario niente è puro per i corrotti. Amen. Vuol dire che se anche stai parlando di cose buone, per te non sarà buono, perché la tua condotta, fratello, sorella, non è buona. Dice: perché la loro mente e la loro coscienza sono impure. Dichiarano di conoscere Dio ma rinnegano con i fatti. Sono detestabili, ribelli e incapaci in qualsiasi opera buona. Amen. Ora, fratelli, questo è ciò che l'apostolo Paolo le stava esortando, le stava insegnando a Tito affinché possa fare un buon lavoro. Amen. Ora l'apostolo Paolo menziona, amen, un qualcosa di meraviglioso e va a menzionare le qualità di una chiesa sana e va a menzionare oggi quali sono le qualità per tu essere un buon ministro di Dio. Amen. Un buon leader. Amen. Dice il verso 2: dopo che hai capito tutto questo, dice il Signore, tu parla di cose che siano conformi alla sana dottrina. Quante volte uno vede cose che non vanno bene, arriva un commento e uno dice: glielo dico a questo fratello, a questa sorella? No, diglielo per il suo bene, con amore. Amen. Alleluia. Con mansuetudine, ma digliele le cose. Amen. Amen. Ora incomincia una serie di istruzioni e guardate che la parola di Dio ha sempre un ordine in tutto. Comincia con gli uomini. Uomini anziani, siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Uomini, ripeto, sobri, dignitosi, amen, come dice il fratello Victor dopo? Padroni di sé, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Ok, vediamo per curiosità solo come lo menziona in questa versione. Gli uomini anziani siano sobri. Oh Signor Gesù, questo è un tema, gloria a Dio, che non è per noi, però questo può aiutare tanto a qualcuno. Siano seri, fratelli, in chiesa. Attenzione allo scherzo. Tra di noi, attenzione a scherzare, a giocare, ad essere, come si dice, bambini. Amen. Si vede molte volte, si possono vedere degli atteggiamenti, soprattutto tra i pastori, ministri e membri della Chiesa,
troppo scherzosi. Il Signore dice siate seri, non vuol dire che non dobbiamo scherzare, c'è un tempo per scherzare. Ma nell'ambito spirituale della Chiesa, quando stiamo lavorando per il Signore, siamo seri. Non portiamo in Chiesa questo atteggiamento scherzoso dove tutto è un gioco. Non va bene, lo sta dicendo la parola di Dio. Saggi, maturi nella fede, nell'amore, nella pazienza. Amen? Dice il verso 3, parimenti. Le donne anziane abbiano un comportamento come? Chi ha una sorella che può continuare, per favore? Conveniente a persone sante. Che vuol dire conveniente a persone sante? Amen. Vediamo come dice questa versione. Tengano un comportamento degno di persone credenti. Amen. Sorella Abigail, poi dopo dice, non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre nel bene. Wow, maestre nel bene. Amen? Non facciano pettegolezzi. Alleluia. Perché dice alle donne non facciano pettegolezzi? Perché la donna è portata a fare più gossip. Amen. Io ricordo che ogni volta che, quando ero piccolino, per esempio, accompagnavo mia mamma dalla pettinatrice, sì, non so, si chiama pettinatrice, non so come si chiama, così, no? Dove le donne si fanno i capelli. Tu volevi sapere un qualcosa di qualcuno? Entra dalla parrucchiera, stai una giornata lì e tu saprai tutto di tutti. Era un luogo di pettegolezzi. Amen? E mi ricorda i miei tempi, non so se ancora. Se tu guarda, tu puoi andare in edicola a cercare le riviste, ci sono un sacco di riviste di gossip. No? Chi le compra? Donne. Alle donne le piace il pettegolezzo. Allora il Signore sta dicendo: non facciano pettegolezzi. Amen. Non è una parola, è una parola buona, fratelli, è una parola importante per noi. Amen. Forse il Signore sta portando correzione alle nostre vite. Amen. Maestre del bene. Amen. Vuol dire che sappiano dare buoni consigli. Allora, dico questo, il fatto che tu possa avere 20 anni e tu stai ministrando una persona di 50 anni è rilevante? Riformulo la domanda. La sorella Patti, quanti anni ha la sorella Patti? 24. 24. Deve ministrare una persona che ne ha 55. Allora, è importante che la sorella Patti ha 24 anni? No. No. Sapete perché? Perché se lei è una donna con un buon comportamento, degno di essere un credente, lei è una figlia di Dio, che dove Dio le sta dando sapienza di ministrare anche una donna più anziana. Ma cosa succede? Che molte volte si porta questo spirito in chiesa: ah, tu sei più giovane di me, non mi puoi dare nessun consiglio. Ah, e chi te l'ha detto questo? Guardate quanta gente giovane ha usato Dio per ministrare un popolo intero. Non avevano sapienza, non sapevano nulla. Perché? Perché la sapienza ce l'ha dal nostro Signore Gesù Cristo. La saggezza viene dal Signore. Bisogna semplicemente avere un comportamento degno come persone credenti. E il Signore fa il resto. Io riprendo nel nome di Gesù quando una, e mi dà rabbia quando sento dire queste cose. Ah, io devo telefonare, sto dicendo un'ipotesi, fratelli. Devo chiamare la sorella Patti? Certo che devi chiamare la sorella, perché? Perché Dio la sta usando e Dio, lei ti può dare una parola. Abbiate fede, capirete alla fine perché dico questo. Perché ognuno di noi sta vivendo esperienze personali per la crescita personale, per essere ministri di Dio. La sorella Patti può vivere cose che nessuno di noi ha vissuto in questo momento, e la sua esperienza in Cristo Gesù aiuterà
anche persone più anziane di età ad essere ministrate. Amen? Andando avanti dice nel verso 4, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti e ad amare i loro figli. Fratelli, questo è un punto dove mi fermerei almeno una settimana, perché stiamo vedendo che molte donne mature non stanno insegnando ai loro figli cose buone, come ci si comporta con il marito, come ci si comporta a casa, ma le lasciano fare quello che vogliono e dopo dicono: e che posso fare con mio figlio? O mia figlia, o quello che sia, non mi ascolta più. Se non hai messo autorità fin dall'inizio, non puoi pretendere che dopo 3 o 4 anni ti vengano ad ascoltare. Forse non sei una persona con un buon comportamento, forse la testimonianza non è di buon credente, forse uno sta spettegolando troppo, forse non sta dando buoni consigli. Come pretendi che quando tu vuoi prendere autorità su una persona, avere la persona ti dia ascolto? Amen? Ma care sorelle, siate maestre del bene e insegnate ai giovani ad amare i loro mariti e ad amare i loro figli. Questo è un altro problema grande nella società di oggi, che i figli vengono abbandonati ai 4 venti e poi si pretende che quando sono grandi facciano quello che papà e mamma dicono. Impossibile, solo Dio può fare questo miracolo. Voi capite la responsabilità che ognuno di noi ha e per diventare un buon ministro e compiere un buon lavoro davanti a Dio non è facile. Amen. Dice: a essere assennate, caste, dedite ai lavori di casa, e io aggiungo, non esagerando, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché... Guardate cosa dice questa scrittura. Cosa dice sorella Abigail, l'ultima scritta, l'ultimo testo? Affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Alleluia. Perché la gente non vuole venire in chiesa? Perché la gente rigetta di continuare a venire? Per la testimonianza, fratelli. Per la testimonianza. Perché se si compiono queste cose, la gente non può bestemmiare la parola di Dio. Ma tutto ciò che può fare la gente è voler conoscere la parola di Dio. Perché? Perché la vede viva in te. Amen? Uomini, donne, c'è ancora un'altra categoria importante, i giovani. Amen. Esorta similmente i giovani ad essere come? Moderati. Amen. Sapete cosa dice? Cosa sta dicendo? Ad essere responsabili. Molte volte i giovani scappano dalle responsabilità. Amen. Presentando in ogni cosa te stesso. Ora, le sta dicendo a Timoteo, a Tito, scusate, gli uomini devono essere così, le donne devono essere così, e i giovani sì. Però affinché questo avvenga, presenta te stesso come esempio di buone opere. Alleluia. Vuoi che una persona cambi? Non le riempire la testa della parola di Dio. Parla della parola di Dio, ma riempire la sua testa delle tue buone opere. Amen. Cosa ha fatto il Signore nella tua vita? Parlale di cosa ha fatto il Signore nella tua vita. Dalle la testimonianza di quello che Cristo sta facendo nella tua vita, di come Cristo ti ha trasformato. Se Cristo non ti ha trasformato, non puoi dare una testimonianza di una trasformazione. Mostrandoti integro nella dottrina, dice la parola. Dice di buone opere, mostrando nella dottrina integrità, dignità, incorruttibilità. In questa versione dice: tu stesso devi essere in tutto un esempio di buone opere, il tuo insegnamento sia genuino e serio. Fratelli, non per nessun motivo non violate la sana dottrina. Non importa se domani arriveranno 40 persone contro di te, faccio un esempio, e ti dicono:
non devi più usare il velo, non devi riprenderlo nel nome di Gesù, tappale la bocca. Ma tu continua a essere un esempio in questo. Amen. Voi sapete la testimonianza della chiesa di Torino? Amen. E se non la sapete ve la racconto. La chiesa di Torino, come la chiesa di Milano d'altronde, questo l'ha fatto il Signore, non ha avuto bisogno dell'insegnamento del velo, perché Dio vi ha dato rivelazione del velo. Ma a Torino c'è una testimonianza dove arrivò una sorella, entrò in chiesa per la prima volta e cominciò a mettere il velo in testa a tutte le sorelle. Da quel momento in avanti le sorelle non l'hanno tolto, le sorelle hanno chiesto rivelazione, hanno chiesto spiegazione e il Signore le ha dato rivelazione del velo. Perché voglio farvi un esempio: se c'è un dubbio in un qualcosa, non è meglio fare quel qualcosa per ubbidienza e lasciare che il Signore ti insegni che non va bene, che fare un qualcosa che non va bene e poi correggerlo? In questo caso si insegnava questo: non è meglio che tu ti tenga il velo e dica al Signore, se questo non va bene, toglimelo. Sembra uguale, fratelli, ma il contesto dell'ubbidienza cambia. E ci sono tanti esempi. Amen? Allora, siamo al verso numero 8. Un parlare sano e reprensibile affinché l'oppositore sia svergognato. Vuoi far star zitto qualcuno che ti sta molestando? Vuoi far star zitto qualcuno che ti sta accusando? Vuoi far star zitto il nemico che ti sta parlando male di te? Parla in un modo irreprensibile. La sana dottrina e la parola stessa lo svergognerà. C'è un problema nella chiesa con qualcuno? Non ti mettere a discutere. Pratica la sana dottrina, parla la sana dottrina, parlale con la parola di Dio e la stessa parola svergognerà all'oppositore della tua vita. Allora, perché dico questo? Che quando una persona arriva alla tua vita e ti incomincia a fare ragionamenti, fermalo e dille, ok, io ti voglio ascoltare, sediamoci, apri la tua Bibbia, io apro la mia Bibbia. Tutto quello che tu mi dici, dimmi dove sta scritto qua. Perché se non c'è scritto, io non ti ascolto. Perché siamo arrivati a un punto, chiesa, dove la gente parla filosoficamente. Secondo me mi hanno insegnato così, ok, dove sta scritto? Perché se non sta scritto qua, io non perdo tempo. Ma posso dedicarti il mio tempo, se tu me lo permetti, a farti capire cosa dice la parola di Dio. Amen? Non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo, i servi siano sottomessi ai propri padroni, cercando di compiacere in ogni cosa e di non contraddirli, di non frodarli, ma di mostrare una totale fedeltà affinché in ogni cosa onorino la dottrina di Dio, il nostro Salvatore. Il nostro esempio è tutto quello che sta enfatizzando, che con il nostro esempio la gente onorerà la dottrina, la sana dottrina, fratelli. È l'unico modo. Ma entrare in un dibattito non serve a nulla. Quando arriva il dibattito, quali sono le tue opere? Amen? Ok, dice, arriva un'altra parte importante, andando piano piano verso la conclusione. Dice, infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti, fratelli, e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. Amen. Siamo nel mondo, ma non siamo parte di questo mondo, fratelli. Questo è importante. Siamo nel mondo, ma noi non siamo parte di questo mondo. Amen. Dice, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha dato se stesso. Ora sta parlando della croce, della salvezza, amen, di tutto ciò che il Signore ha fatto per la tua vita affinché tu possa compiere tutto quello che abbiamo appena detto. Amen. Perché devi comprendere chi ero prima, chi sono ora e di chi è il merito? Di Cristo. Amen. E questo ti deve spingere a parlare agli altri. Il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Verso 15, insegna queste cose, esorta e riprendi con che cosa? Come dice Vittorio? Riprendi con calma, un po' sì, un po' no. Con ogni autorità.
con ogni autorità. Amen. Con ogni autorità. Nessuno ti disprezzi. Amen. Nessuno ti disprezzi, dice la scrittura. Nel verso 15 dice la scrittura questo. Amen. Questo devi dire usando tutta la tua autorità quando insegni, esorti e rimproveri. Abbiamo bisogno dell'autorità del Signore. E per avere l'autorità del Signore abbiamo bisogno di avere una vita conforme alla parola di Dio. Pregando al Signore, parlando con tuo padre, che Lui ti dia autorità. Amen. Dice andando avanti, fratelli, dobbiamo finire questo capitolo. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati, all'autorità, di essere ubbidienti e pronti ad ogni opera buona. Questo bisogna insegnare al mondo, alle persone, al resto della Chiesa, a coloro che in questo momento non stanno camminando correttamente. Di non dire alcun male, che non siano contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Siate mansueti con gli altri. Amen. Non è facile quando non viene ascoltato, quando qualcuno ti parla male, quando qualcuno è contro di te. Sii mansueto. Amen. Sii mansueto, sii gentile. Se possiamo usare un'altra cosa, sii gentile. Se una persona ti tratta male, tu trattala bene. Amen. Se la persona dice la parola e ti percuote, porgile l'altra guancia. Perché? Perché arriva un punto che dice, ma che lei, cioè, io sto maltrattando a Vittor e Vittor mi fa ancora del bene. Aspetta, scusate, verso 3. Anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria, nell'invidia, odiosi, odiandoci gli uni agli altri. Ma quando apparvero la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini, Egli ci ha salvato, non per opere giuste. Dio non ti ha salvato per le tue buone opere. Amen. C'è molta gente che dice, ma io faccio cose buone, io mi comporto bene, Dio mi salverà. No, non è per opere giuste. Amen. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, che dice la scrittura che ogni giorno è sparsa sulla terra per coloro che non stanno ricercando Dio. Amen. Mediante il lavaggio della rigenerazione e rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Lo Spirito Santo è importante nella tua vita. Amen. E se in questo momento, per chi non ha lo Spirito Santo, ricerchi lo Spirito Santo più che mai. Amen. Affinché, perché è importante, dice il verso 7, affinché giustificati per la sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Sicura è questa parola e non voglio che tu affermi con forza queste cose. Fratelli, non inculcate un Vangelo per forza. Amen. Non possiamo costringere una persona al battesimo a cambiare, ma con amore, mansuetudine, buone opere, mostra l'opera che Cristo ha fatto in te, affinché loro desiderino ardentemente di un cambio. Amen. Sicura questa parola, dice, è una parola certa quella che stiamo ascoltando. Amen. Dice evita le discussioni stolte. Amen. Le genealogie, le contese, le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vani. E allora arriva la chiave importante, che è il verso 10 e il verso 11. Evita l'uomo settario dopo una prima e una seconda ammonizione, sapendo che un tale è pervertito e pecca essendo condannato da se stesso. Hai esortato una persona una volta, due volte, la terza volta mi dispiace, lascialo perdere, perché questa persona non ha il desiderio di cambiare.
Amen. Perché? Perché se stesso si sta condannando. Allora che posso fare? Se tu hai fatto tutto quello che potevi fare, Signore, è nelle tue mani. Io quello che potevo fare l'ho fatto. Non smettere però di pregare per quella persona. E molte volte il nemico ci mantiene nella vita di una persona perché è una persona cara, perché è affettuosa. Fratelli, molte volte queste sono le persone che ci hanno portato alla conversione. Ti portano a te ai piedi di Cristo e poi dopo loro cambiano la loro vita. Non possiamo fare nulla. Se lo hai ammonito una volta, una seconda volta, la terza volta già non puoi fare più nulla. Sai perché? Perché diventerebbe un fatto personale. Amen. Dove Dio non ha nessun posto. Amen. Andiamo alla fine. Quando ti avrò mandato Artene, dico, fa tutto per venire da me in Nicopoli perché ho deciso di passare l'inverno lì. Provvedi con ogni con cura al viaggio di Zena, il giurista della legge, e di Apollo, affinché non manchi nulla a loro. Amen. Or imparino anche i nostri a dedicarsi alle buone opere per i bisogni urgenti, affinché non siano senza frutto. Imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere per i bisogni urgenti, affinché non siano senza frutto. Anche il resto della Chiesa. Amen. Tutti quelli che sono con me ti salutano, saluta quelli che ci amano in fede. La grazia sia con tutti voi. Amen. Amen. Fratelli, credo che sia un messaggio meraviglioso. E il succo di questo messaggio è non perdere tempo con chi sta peccando volontariamente. Se lo hai ammonito una volta, se lo hai ammonito due volte, se sei stato fermo nella dottrina, se l'hai parlato con chiarezza, se hai letturato la bocca, se hai fatto tutto quello che l'apostolo Paolo le stava dicendo a Tito, hai fatto tutto il tuo compito. Lascia perdere, perché forse c'è qualcun altro che ha bisogno di te. Amen. È un'istruzione chiara per ogni servo, fratelli. Amen. Per ogni leader, per ogni ministro, per ogni pastore, per tutti quelli che sono al servizio di Cristo. Amen. Perché? Perché Satana è molto bravo a rubare il tempo. Ti fa stare lì su una situazione, e nel frattempo è come questo pulmino, questo camioncino che passa. Tu sei il camioncino, ti fermi in un paese aspettando, ma io, e il resto del popolo dall'altra parte sta morendo di fame. Satana è molto esperto a farti perdere tempo, a farti perdere le opportunità, a farti perdere quei momenti giusti, quegli incroci santi. Amen. Portando in te una falsa misericordia, perché quando poi stiamo esagerando diventiamo finti misericordiosi, ma stiamo diventando più che altro carnali e diventa un'emozione. Amen. Ma molte volte, fratelli, bisogna imparare a lasciare andare una persona, perché col tempo la tua testimonianza la riporterà a Cristo. Immaginate la parabola del figlio prodigo. Amen. Il papà non era ancora morto, non gli spettava l'eredità, ma sicuramente il padre avrà detto: non posso fare niente con mio figlio, questo è quello che vuoi, non mi vuoi ascoltare, vai, fai quello che vuoi, sperimenta tutto. E cosa ha fatto il Signore? Io ho peccato contro te e contro il cielo. Quando è ritornato il padre, non gli ha detto: ridammi la mia posizione, io voglio essere il servo più basso. Amen. Perché ho peccato, voglio ricominciare da zero. E lì c'è un altro bel tema della restaurazione, fratelli. Quindi, andando verso la fine, amen, fratelli, Tito è un libro prezioso, amen, per il nostro cammino. Il capitolo 1 è un capitolo dove ci dà istruzioni. Il capitolo 2 dà una panoramica della situazione, di come sta la Chiesa. E penso che il Signore ha dato una panoramica in questo giorno. Il capitolo 3 è una ricordanza, ti fa ricordare che abbiamo solo un messaggio da predicare, che è il messaggio della croce. E allo stesso tempo il capitolo 3 è un capitolo dove ci dà attenzioni in determinate situazioni. Amen. Quindi concludo questa mattina, amen, dandoti questo messaggio: non perdere più tempo. Amen. Presentati come un esempio di buone opere. Amen. Perché tutto quello che il libro di Tito ci insegna sono due punti importanti che l'apostolo Paolo le stava dando a Tito. Amen. Predica la sana dottrina.
numero uno, e le buone opere che ne conseguono. Amen. Io penso che sia una parola importante per la Chiesa. Amen. I tempi sono molto difficili, fratelli, e mi rendo conto anche nell'ascoltare molto predicazioni, insegnanze, che qualcuno ha la tendenza a sviare la sana dottrina. Mi rendo anche conto, fratelli, e la tristezza è che si sta dando molta importanza allo show, allo svolgimento di un culto. Amen. Come ci possiamo presentare nell'adorazione? Sta quasi diventando un conformismo con un concerto del mondo. Ma dopo, quando arriviamo all'essenza, quando si deve ricevere l'essenza del parlare della sana dottrina, tutto svanisce, o forse non si ascolta. Allora il mio consiglio personale, e questo è un mio consiglio perché io l'ho preso davanti al Signore, io non voglio vedere uno show. A me non mi interessa vedere dove ci sono luci, buon concerto, un bel coro. Io voglio arrivare al succo, all'essenza della predicazione, del culto. Io voglio rimanere lì, se la parola mi tocca, io voglio rimanere sveglio, ma se non c'è niente che mi attrae, io lo voglio lasciare immediatamente. Io apprezzo quei gruppi, quei pastori, quelle persone che insegnano con la loro esperienza, fratelli, che non è facile guadagnare anime. Ma io rigetto quelle persone che fanno credere che è facile guadagnare anime, perché non è facile. Abbiamo visto in questa bellissima e preziosa carta che Paolo sta esortando a Tito. Tito non aveva nessun ministero, nessun compito. Fratello, non hai bisogno di avere un titolo questa mattina. Devi solo uscire, come dice il Signore, predicare la sana dottrina, esortare, ma allo stesso tempo nella chiesa dove noi siamo insegniamo a quelle persone che non stanno camminando correttamente a cambiare. Se stanno mormorando, tappale la bocca nel nome di Gesù. Non aver paura se può essere tuo fratello carnale, tuo papà, non aver paura, lo stai facendo per il suo bene. Paolo insegna a Tito: predica la sana dottrina e non sviarti da quella via. È semplice e chiaro, fratelli. Questo messaggio ha toccato fortemente il mio cuore, perché so che il Signore sta lavorando in ognuno di noi affinché il risveglio che ha preparato avvenga. Fratelli, quando una chiesa cresce, amen, cresce numericamente, gloria a Dio per le persone che arrivano a Cristo, ma anche i problemi vanno a aumentare. Allora se in un gruppo di 20, di 30 persone abbiamo difficoltà nel gestire le nostre buone testimonianze, immaginate in 100, 200, 300. Allora sapete cosa fa il Signore? Il Signore non permette la crescita, perché altrimenti molti si possono perdere. Ma quando tu sei fermo nella sana dottrina, quando tu hai compreso cosa devi praticare ogni giorno, e quando le tue buone opere, come dice, ti sei preservato le buone opere, il Signore porta la crescita, perché sa che saremo dei buon pastori, sa che avremo cura delle pecore e sa che staremo facendo un lavoro buono. Fratello, non prenderla male il tempo che stai vivendo, non prenderla male che non vedi un cambio, ma ringrazia Dio, perché Dio sta cambiando la tua vita personale, Dio sta cambiando la mia vita, Dio sta portando rivelazioni in tante cose che sembravano scontate, ma perché Dio sta portando un risveglio. Allora se non cambio io, se non cambia Vitto, se non cambia una, come può un cambio avere una chiesa un cambio? Il Signore ama ad ognuno di noi in un modo incondizionato e dice questa mattina: io voglio che tu comprenda il tuo camminare santo e integro davanti a me, perché io so quello che tu puoi fare per me, io so che tu hai un chiamato e io ti voglio mostrare giorno dopo giorno qual è il tuo chiamato. Non lo posso fare io, fratelli. Io posso aiutarti a camminare rettamente, insegnandoti la parola di Dio, esortandoti come faceva l'apostolo Paolo. Ma dopo, fratelli, era Tito che è rimasto da solo a Creta, vivendo le sofferenze, vivendo le persecuzioni, vivendo quello che stava vivendo, era da solo, però aveva tutto quello che le serviva: l'istruzione della parola di Dio. Allora ti dico che nella situazione che stai passando hai tutto quello che ti serve. Non dare retta agli altri, segui l'esempio di Cristo. E se qualcuno ha una vita che sta peccando, non peccare più, non adulterare più, non fornicare più, non solo naturalmente come la definizione della parola, ma anche nei confronti della parola di Dio. Non adulterare,
Che brutto, fratelli, ascoltare la sana dottrina e poi di nascosto ascoltare altre dottrine. Tu pensi che Dio non lo vede? E tu pensi che Dio non lo rivela? Per il tuo bene. Presentati come un sacrificio vivo questa mattina, come un servo umile, come uno schiavo per scelta propria, perché ogni parola che ti ha dato il Signore è parola di vita. Possiamo alzarci in piedi? Alleluia. Ascolta bene questo consiglio. Voglio darti, per concludere questa mattina, un consiglio per essere un buon servo. Amen. E so che questo parlerà grandemente al tuo spirito. Fratelli, questo l'ho imparato in queste notti. Amen. Prima di guidare a una persona, prima di guidare il nostro matrimonio, o meglio, ricominciamo da capo, facciamolo nell'ordine giusto del Signore. Prima che tu possa guidare il tuo matrimonio, prima che tu possa guidare la tua famiglia, amen, i tuoi figli, la tua famiglia, le persone che sono intorno a te e per ultimo la Chiesa, c'è una cosa che devi imparare oggi. E quando io te la menziono, ringrazia Dio, perché forse questo non lo sapevi. Ascoltando un maestro ha portato questa rivelazione alla mia vita. Prima di guidare la tua vita, il tuo matrimonio, i tuoi figli, la tua famiglia, le persone che il Signore mette intorno a te, e se Dio ti ha dato un chiamato come pastore, la gregge che il Signore ti ha dato, tu devi imparare a essere una persona sanguinaria. Che significa questo? Che prima che tutto questo avvenga, cara sorella Rosio, cara sorella Patti, devi imparare a capire cosa vuol dire soffrire la fame. Devi imparare a capire cosa vuol dire soffrire da solo. Devi imparare a capire cosa vuol dire l'oppressione. Devi imparare a capire cosa vuol dire la mormorazione contro di te. Devi imparare a capire cosa vuol dire essere umiliati. Devi imparare a capire cosa vuol dire essere diffamati. Devi imparare a capire cosa vuol dire essere senza cibo e senza denaro. Perché il Signore Gesù Cristo sulla croce ha sofferto tutto questo. Allora se stai chiedendo a Dio che ti usi e stai pregando a Dio che ti usi, pregare al Signore oggi che io possa essere un servo sanguinante. Perché se in questo momento stai sanguinando, io ti dico nel nome di Gesù Cristo che non manca molto alla tua benedizione. Perché il Signore conosce la fame, perché il Signore conosce la sofferenza, il Signore conosce l'oppressione che tu stai vivendo. Il Signore conosce l'umiliazione che stai vivendo. Il Signore conosce ogni mancanza di ogni cosa nella tua vita, perché tu spiritualmente stai sanguinando come il Signore ha sanguinato sulla croce per ogni cosa per la quale Lui ha sofferto. Allora io ti dico, non smettere di credere nel Signore Gesù Cristo. Amen. Pregare al Signore che tu possa capire questo. E se stai sanguinando, no, manca molto affinché quello che il Signore ti ha promesso lo compirà. Chiesa, non puoi evitare questo processo e non puoi crescere quando eviti questo processo. Questa è la chiave.
C'è qualcuno che sta evitando il processo. Vuole avere tutto quello che serve. Vuole avere sempre cibo quando le manca cibo e lo cerca in tutti i modi possibili. Vuole evitare la sofferenza, vuole evitare l'oppressione, vuole evitare l'umiliazione, non evitare il piano di Dio nella tua vita, perché tutto questo è necessario per ricevere la benedizione per te oggi. Dio vi benedica, amata Chiesa. Dio vi benedica, amata Chiesa. È una parola di esortazione, di incoraggiamento per te, per coloro che stanno ascoltando, ascolteranno questo messaggio. Notti meditando su questa parola. E semplicemente alla conclusione ho detto: Signore, perché mi sto lamentando? Signore, perché mi sto lamentando? C'è chi la passa peggio di me, c'è chi sta soffrendo peggio di me, ma non è in Cristo. Ma io sono in Cristo, e il Signore dice: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Allora il Signore sta dicendo: anziché lamentarti che ti manca cibo, esci per strada e predica la parola di Dio, e tu vedrai come miracolosamente qualcuno arriverà portandoti cibo. Amen. Stai soffrendo l'umiliazione? Oh, perché piangere per quella persona? Perché parlare male? Umiliati, vai da quella persona e dire: io ti perdono, io ti perdono oggi, ma c'è una cosa che ti voglio dire: Cristo ti ama. Se ti senti stanco, se ti senti stanco, io ti dico: rafforzati. E il Signore, dile: Signore, dammi le forze, rialzami nel nome di Gesù e portami avanti in questo lavoro di sofferenza. Oh, il Signore, arrivando nella sua città, fu rinnegato nella sua città, fratelli, fu buttato fuori. Amen. E sapete una cosa? Che quando era il tempo, amen, che lo volevano ammazzare, che lo portarono al bordo per buttarlo giù, non hanno potuto buttarlo giù. Fratelli, non ti possono buttare giù, il nemico non ti può fare nulla. Tu sei un figlio di Dio. Il Signore ha messo angeli intorno a te per proteggerti. Allora come posso mantenere questi angeli intorno a me? Servi al Signore. Sii un servo di Dio. Puoi essere il servo più umile a partire da questo momento. Puoi diventare uno schiavo volontario di Cristo. Io ti dico nel nome di Gesù che se stai sanguinando e se le tue ferite sono talmente sanguinanti, abbi fiducia nel Signore, perché non manca molto. Perché quando il Signore ha versato tutto il suo sangue sulla croce, è in quel momento che ha detto al Padre: Signore, io gli metto a te la mia anima, tutto è compiuto. E da quel momento arriva la salvezza per te. Dio vi benedica, amata Chiesa. Io prego che questa parola è una parola di edificazione, e ti invito questa mattina a venire avanti nel nome di Gesù.